Buongiorno Vanessa, siamo in diretta, giusto? Buongiorno, buongiorno Vanessa, e grazie, buonasera Vanessa, e grazie di essere qui per questa chiacchierata di circa un'oretta con la terza. E parliamo oggi di questo libro che è uscito appena appunto è finito il lockdown. E cioè Lezioni di Fantastica. Forse c'è un po' di rumore di fondo che è dovuto a una telecamera rimasta accesa. Ok, adesso ce n'è di meno. Mi senti bene tu, Vanessa? Sì, io ti sento, ma se riaccendo il microfono ho paura che ci sia di nuovo il rumore, però adesso mentre tu parli io lo tengo spento. Ok. E questo libro Lezioni di Fantastica è una vita, è una biografia su Gianni Rodari, ma insomma è anche molto altro, perché intorno alla biografia di Gianni Rodari tu hai costruito soprattutto una biografia culturale, come hai fatto già con Don Lorenzo Milani, e cioè hai cercato di capire chi è. Cos'è stata la figura di Gianni Rodari nella storia culturale dell'Italia, ma non solo. E a un certo punto questo libro si apre e si chiude con una sorta di dimostrazione di quello che è la tua tesi, cioè che Gianni Rodari sia stato un intellettuale centrale nella vita culturale non solo italiana, e quindi che la sua figura in qualche modo, che spesso viene non ridotta, ma semplicemente appunto parzializzata rispetto al fatto che sia un grandissimo scrittore di filastrocche, va ripensata e va ragionata con molto del suo lavoro intellettuale, che è stato un lavoro appunto di giornalista, è stato un lavoro all'interno della costruzione della politica italiana, quindi nei partiti, è stato un lavoro di grande educatore, e quindi da un certo punto di vista, nonostante la sua vita sia stata breve, perché poi questo libro esce nel quarantennale della sua morte, nel centenario della sua nascita, è vissuto dal 1920 al 1980, è stato veramente un centro irradiante di idee, ma soprattutto di posture, quasi sempre, come dire, in contrasto, comunque fuori sincrono rispetto al tempo che viveva. È stato, come dire, ne viene fuori il ritratto di un intellettuale molto gentile, nonostante appunto i tempi con cui invece si è confrontato. Gli anni 60, gli anni 70 sono stati anche degli anni molto duri, in cui essere, diciamo, un intellettuale così gentile, anche un intellettuale così dolce, mi viene da dire, non era forse la postura, diciamo, più adatta per essere riconosciuto come un intellettuale, e invece appunto abbiamo un'idea di intellettuale che ci ha dato Sartre, o che ci hanno dato appunto intellettuali militanti, alle volte militanti anche in modo molto aggressivo, mentre sicuramente appunto Gianni Rodari non è stato un militante aggressivo, ma la sua intelligenza è stata un'intelligenza molto, molto gentile. Io la prima domanda che ti volevo fare, poi appunto riassumiamo un po' come è costruito questo libro, è proprio sul perché a un certo punto tu sei scivolata su Gianni Rodari, un percorso che hai fatto appunto di ricostruzione di storia contemporanea, che è partito con questi due libri precedenti, cioè con La lettera sovversiva, che è una storia culturale di Don Lorenzo Milani e Tullio De Mauro, e poi con l'autofiction, o comunque la storia culturale dell'eroina di Piccola Città. Quindi due storie, anche queste radicate moltissimo tra gli anni 50, 60 e 70, quindi negli anni, come dire, appena dopo la nascita della Costituzione. E questo libro mi sembra, come dire, un terzo libro che racconti cosa è nato di bello dalla Costituzione, e quali sono stati invece, come dire, le forze antagoniste a quello che c'era di bello nella Costituzione. Ma magari tu sei arrivata a Rodari, diciamo, per altre ragioni, e ti voglio dire perché, insomma, a un certo punto ti sei trovata catapultata lì dentro, ne sei uscita benissimo, insomma, poi, insomma, ci sei ancora dentro. Grazie.
spero che il mio microfono non faccia problemi e che mi si senta bene. Intanto grazie Christian di dialogare con me su questo libro. Il dialogo con te, insomma, va avanti da anni sui temi relativi appunto alla scuola, alla storia della scuola, e quindi insomma grazie, ecco, di essere ancora una volta qui a parlare insieme di cose che ci stanno così a cuore, in questo caso appunto un aspetto della storia culturale di questo paese nel dopoguerra, che è appunto Gianni Rodari. Io, per risponderti a come sono arrivata a Gianni Rodari, voglio riprendere un po' la prima parte della tua domanda, cioè quando contestualizzavi Rodari nella storia culturale dicendo che effettivamente appunto pur considerato un grandissimo raccontatore di filastrocche, appunto è sempre stato messo un po' da parte come intellettuale tout court, perché l'idea che abbiamo dell'intellettuale è un'idea che si è fondata su appunto un altro modo di esserlo, no, intellettuale. Devo dire che all'inizio forse pure io un po' malgrado tutto in qualche modo ero vittima di questo sguardo, cioè pensavo che restituire a Rodari il suo ruolo, diciamo, all'interno del XX secolo, della vita culturale del XX secolo, si potesse fare a patto appunto di raccontare il Rodari tutto intero, e quindi il Rodari giornalista, il Rodari saggista, il Rodari teorico, no? Come se anche io in qualche modo fossi vittima di quest'idea che la parte dell'infanzia, la parte specifica rivolta all'infanzia, fosse una parte di un tutto che giustificava il mio pensarlo come intellettuale. Quello che ho scoperto alla fine lavorando su Gianni Rodari e che mi ha fatto rovesciare lo sguardo è che Rodari è un grande intellettuale proprio perché si è occupato di infanzia, ed è questo, diciamo, il suo carattere originale, non il fatto che poi appunto scrivesse anche articoli per bambini. Cioè il suo essere intellettuale non lo ha esercitato all'interno del mondo degli adulti, e poi in quello per bambini ha esercitato il mestiere di letterato. No, lui ha disegnato una figura nuova di intellettuale nel momento in cui, in modo consapevole, ha deciso di occuparsi a 360 gradi di infanzia. Questo io credo che sia un tema particolarmente, che ci deve stare particolarmente a cuore e particolarmente attuale, perché ci siamo resi conto in questi mesi di come manchi da parte di chi pensa un pensiero organico sull'infanzia. Cioè l'infanzia è sempre appunto considerata una sorta di sottogenere, no, del pensiero, quando appunto, come avrebbe detto Rodari, occuparsi dell'infanzia significa occuparsi del proprio presente, ma soprattutto del proprio futuro. Quindi non c'è nessuna forma, se vogliamo usare un lessico veramente intellettuale novecentesco, nessuna forma dialettica più alta, diciamo, rispetto alla realtà di quella dell'occuparsi dell'infanzia, perché l'infanzia ci proietta appunto nel futuro. E per chi, come Rodari, si è formato all'interno del pensiero marxista novecentesco, è chiaro che il pensiero del futuro, no, è un pensiero ineludibile, un pensiero con il quale dover fare i conti. Poi è chiaro che nel Novecento c'è stato chi ha fatto i conti con il futuro in termini completamente negativi da un certo punto in poi. Rodari invece, come un suo grande contemporaneo, anche egli comunista, Ernest Bloch, ha posto al centro del suo pensiero la questione della speranza, e sempre si è posto il problema del futuro in termini dialettici e positivi. Quindi io veramente, Rodari mi ha aiutato non solo a ripensare la mia impostazione iniziale, che era un po' appunto anch'essa un po' succube della mia formazione di storica tradizionale, ma a ripensare proprio che cosa è un intellettuale all'interno della storia del Novecento. L'avevo già fatto ovviamente, però per Don Milani era più semplice, perché Don Milani è riconosciuto da tutti, era abbastanza unanime, insomma, no? Pure il movimento del 77 lo mette fra i maestri, cioè voglio dire, per dire la critica più antiretorica che abbiamo avuto nel secolo scorso. Comunque Don Milani c'è, anche Basaglia, di cui mi ero occupata, insomma, in modo più tangenziale, definendolo intellettuale, insomma, comunque anche lui lo era. Insomma, invece su Rodari appunto avevo pensato che per definirlo intellettuale avrei dovuto portarlo
no, verso, come dire, il mainstream della riflessione intellettuale, quando invece lui mi ha fatto capire che il suo era un modo diverso di essere intellettuale e che forse è il modo che preferisco. E ci sono arrivata perché mi interessava chiudere, o meglio chiudere in qualche modo, rilanciare il discorso sulla scuola e sull'infanzia che avevo iniziato con la lettera sovversiva. Senti, diciamo, emergono tante cose, diciamo che è un libro che chiaramente, come i libri più belli, apre tante strade di ricerca più che cercare di riassumere quelle, le strade di ricerca già percorse. E una delle cose che è evidente, insomma, nel ritratto che fai dei Rodari, del tempo di Rodari, è che appunto è stato un grande intellettuale, perché è stato un grande intellettuale che ha sempre cercato di stare in un movimento collettivo. Questo veniva fuori appunto anche nel tuo lavoro su Don Milani e su De Mauro e nel tuo lavoro su Basaglia, questi, diciamo, l'idea di un intellettuale che appunto invece gioca un po' da cane sciolto, da battitore libero, è un'idea, insomma, un po' romantica e forse anche un po' dovuta, diciamo, a un pensiero che dagli anni 80 agli anni 90 in poi ha pensato di costruire l'intellettuale appunto in modo scisso da un ambiente, da un contesto, da un partito o da una redazione di un giornale. E quindi appunto si sente molto che invece Gianni Rodari è un intellettuale del Partito Comunista Italiano, è un intellettuale dell'MCE, è un intellettuale dell'Unità, è un intellettuale del Paese Sera. Una delle cose che fa un po', come dire, metti un po' tristezza, che spesso appunto lui diventa un intellettuale organico, si potrebbe dire, diciamo, a dei contesti diversi, e che molti, diciamo, di questi contesti poi non ci sono più, nel senso non c'è più il Partito Comunista, non c'è più l'Unità, non c'è più il Paese Sera, e quindi appunto noi rimane Rodari, rimane tantissimo di Rodari, rimane di quello che è letto di Rodari, perché Rodari appunto è un autore ancora, un bestseller in tutto il mondo. E quello che è strano, quello che fa un po' tristezza, è che capiamo meno Rodari e capiamo meno forse il suo ruolo di intellettuale, perché questi grandi contesti culturali, come appunto erano le redazioni dei giornali ed erano, come dire, i partiti nella loro funzione culturale, beh, non ci sono più. Ma che Rodari c'è letto? Un po' sì. Io credo che la definizione migliore di a che cosa fosse organico Rodari l'ha data lui stesso, cioè Rodari nel 74, quando ha scritto un bellissimo articolo che si intitolava "Perché ho dedicato il mio libro, La grammatica della fantasia, alla città di Reggio Emilia", lui dice: "Il mio committente è il movimento operaio". In questo, devo dire, Rodari non è passato di moda, nel senso che, appunto, che cosa dice Rodari? Nel senso che non smette quindi neanche oggi di essere organico a qualcosa che esiste, perché è vero che la manifestazione transitoria, diciamo, del movimento operaio è stata per un periodo il Partito Comunista e per un altro periodo magari il movimento di insegnanti democratici e per un altro periodo magari alcune riviste o giornali. Ma appunto il movimento operaio, che significa poi, detto in termini odierni, contemporanei, diciamo, un riferimento a un mondo di persone che lavorano, che come dire, che si percepiscono, no, in qualche modo come un'entità omogenea, bene, allora, insomma, questa cosa, con tutte le sue sfumature, insomma, ancora oggi esiste. Rodari, diciamo che in questo era, per dirla con Gianni Bosio, al quale comunque era molto vicino, un intellettuale rovesciato, cioè un intellettuale che appunto non aveva l'idea della direzione, no? Ma appunto che stava insieme e che insieme
costruiva il percorso da fare. Lui questo sguardo l'ha messo in tutto quello che ha fatto, appunto, cioè dalla condivisione. A me, per esempio, no, colpisce moltissimo la grammatica della fantasia se paragonata alle lezioni americane di Calvino. Le lezioni americane di Calvino sono un libro che deve moltissimo alla grammatica della fantasia, sia in termini di elaborazione, sia in termini proprio di costruzione. Ora però la differenza salta agli occhi, come direbbe De Gregori, nel senso che la generosità di Rodari nel momento in cui scrive la grammatica della fantasia è la generosità dell'intellettuale rovesciato che non vuole, appunto, come dice lui, farvi vedere quanto sono bravo ad andare in bicicletta con le mani alzate, no? Ma appunto vuole condividere con gli altri gli strumenti del suo mestiere, perché il suo mestiere è il mestiere che dà a tutti la lingua, dà a tutti la parola, tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, no? Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Rodari questo ci crede veramente, ci crede e credendoci, appunto, fa il, come dire, cerca di restituire a tutti quanti quello che fa. Calvino invece fa esattamente l'opposto. Calvino fa l'intellettuale novecentesco classico che fa vedere quanto è bravo ad andare in bicicletta con le mani alzate, e però appunto ti lascia con la sensazione che quella cosa che ha fatto può farla solo lui. Invece Rodari no. In questo senso io credo che il suo essere organico al movimento operaio, che significa essere organico a, come dire, a un movimento reale, insomma, che oggi potrebbe essere quello della scuola, per dire, lo rende molto più attuale di tanti intellettuali che invece si sono messi al di sopra per dirigere. Ci sono, diciamo, questo ideale, diciamo, emancipatorio che appunto è molto presente in tante delle cose che scrive Rodari, sia di saggistica che anche appunto di narrativa e di poesia, sia anche creative, lo fanno essere appunto un intellettuale stranamente appunto molto organico politicamente al lavoro, diciamo, tutta l'ideologia anticlassista del movimento operaio e comunque tutta la storia del comunismo del Novecento, e dall'altra parte però lo fanno essere anche invece molto, come dire, fuori sincro rispetto ad alcuni atteggiamenti culturali del Partito Comunista e di tutto il movimento operaio. C'è nel libro, racconti per esempio, la polemica sui fumetti, che è una appunto delle volte in cui Rodari si trova dalla parte di un non si trova dalla parte dell'organico, diventa appunto un isolato di fatto nel contesto. Eppure, come dire, aveva ragione in quella polemica, e ogni volta che appunto sembra attraversare poi altre fasi, dal 68 alla stagione appunto più complicata degli anni 70, fino appunto all'arrivo dei cartoni animati, mentre sembra attraversare appunto le evoluzioni dei partiti, del giornalismo, delle classi sociali, una delle cose che fa impressione appunto del tuo libro, della storia di Rodari, è che sembra che Rodari aveva sempre ragione, nel senso che è strana questa cosa, perché spesso appunto quando noi leggiamo le biografie anche degli intellettuali più grandi, poi troviamo appunto delle grandi topiche che prendono la storia, e Foucault che si innamora del Khomeinismo, o magari Sartre che non capisce in tempo quali sono le derive del comunismo. Invece Rodari appunto sembra sempre stare, come dire, dalla parte giusta, non perché, come dire, fosse al centro di un qualche osservatorio privilegiato. E allora mi chiedo, ti faccio una domanda, perché tu poi parli molto appunto dell'intellettuale che è capace di appunto di essere un intellettuale anche dell'infanzia, quindi fa parlare molto i bambini, li interroga, cerca di dare credito alle cose che dicono, quando li fa parlare i bambini, Rodari non sono mai dei, come dire, degli imitatori o sono sempre delle voci molto serie che vengono prese molto sul serio. Allora mi chiedo se questo stare dalla parte giusta in qualche modo fosse ottenuto attraverso questo ruolo, questa diversa capacità dell'intellettuale di mettersi anche a sentire la serietà della voce dei bambini. Ma allora intanto
rispetto a, allo stare sempre dalla parte giusta, chiaramente in questo voglio pure ammettere che esiste, diciamo, una mia selezione che ovviamente forse poteva andare più a fondo rispetto ad alcuni aspetti più contraddittori e che magari oggi troveremo meno condivisibili, ma che all'interno di un lavoro come questo mi sembrava che portasse veramente un po', come dire, fuori luogo, e che però approfondirò, per esempio, appunto, alcuni suoi giudizi sull'Unione Sovietica degli anni 50, che riporto nel libro, ma che forse, insomma, cioè che approfondire i quali sarebbe stato veramente un libro a parte. Lo farò, insomma, perché ci sono delle cose che mi interessano moltissimo. Però, come sull'Unione Sovietica, io credo che anche diciamo questa domanda risenta comunque di una, cioè non risenta, ma che abbia, come dire, che sia debitrice di una questione di fondo, cioè la questione è di che, a che cosa pensiamo quando pensiamo al Partito Comunista, cioè nel senso che noi appunto ormai oggi un po' per pigrizia, un po' perché il Partito Comunista è stato rimosso dai suoi stessi eredi, diciamo dal discorso pubblico nazionale ormai da 20 anni e non se ne parla più, però insomma c'è un po' questa idea monolitica del Partito Comunista, che organico sembra sempre, come dire, riferito a una posizione principale intorno alla quale si muovevano tutti quanti. Insomma, da storica, da studiosa, io non ho mai visto discussioni più feroci di quelle che si sono viste forse appunto recentemente in qualche gruppo WhatsApp scolastico, ecco, ho visto lo stesso tipo di conflitto e di divergenza rispetto appunto a quelle che ho visto all'interno del Partito Comunista, per cui, cioè, il Partito Comunista non era un monolite, no? E anche quando Rodari nel 51 difende i fumetti non era l'unico a farlo, esprimeva appunto un punto di vista che in quel momento all'interno del Partito Comunista trovava come dire, delle voci che in qualche modo si stavano delineando, anche perché se Rodari fosse stato questa figura così eterodossa rispetto al partito, non gli avrebbero affidato lo stesso anno la direzione del Pioniere, che era appunto l'organo dell'Associazione Pionieri d'Italia, cioè i Boy Scout, per capirsi, insomma, legati al Partito Comunista. Quindi appunto il Partito Comunista era tante cose, e dentro queste tante cose c'era appunto Rodari, che stava sempre dalla parte giusta. E questo ci fa riflettere appunto su qual è stata la parte giusta, insomma, nella storia di questo paese, e che tanta parte giusta nella storia di questo paese, volenti o nolenti, dobbiamo in qualche modo riferirla a una parte del Partito Comunista, a una parte del Partito Socialista, anche a una parte della Democrazia, ma come dire, comunque delle forze laiche che si sono impegnate per rendere questo paese un posto migliore. Tu dicevi prima appunto che io in questi tre libri, ma soprattutto in questa e nella Lettera Sovversiva, ho cercato di ricostruire il contesto, no? Perché non credo che nessuno faccia niente da solo, appunto. Tullio De Mauro questa cosa la definisce il tessuto democratico, mi sembra un bellissimo modo molto chiaro di definire che cosa è questa cosa di cui stiamo parlando, cioè tanti fili, magari di materie diverse, di colori diversi, che convergono a disegnare un tessuto che però li tiene tutti insieme. Questo tessuto che li tiene tutti insieme è la democrazia. Senti, sì, ti volevo chiedere una cosa invece che riguardava appunto più la sua, tu non sei, appunto, sei arrivata, spesso le biografie degli scrittori in qualche modo li fanno i critici letterari, mentre appunto tu sei una storica che spesso appunto si occupa anche di storia culturale, ma appunto non sei una critica letteraria, e ti volevo chiedere come ti eri invece appunto approcciata alla lettura, alla critica, alla storia, come dire, dell'opera di Rodari. Sicuramente viene fuori appunto, è molto bello questo, un'idea di dover scrivere in qualche modo anche i libri che poi sono fuori dal tempo e dallo spazio, insomma le sue filastrocche vengono lette in Giappone come appunto in un piccolo paese della provincia di Caltanissetta, e quindi uno non prescindono completamente dal contesto in cui sono state raccontate.
Però invece, appunto, tu fai per esempio, metti a Celeste Ingrao, in bocca a Celeste Ingrao le parole che appunto Cipollino è una storia di una lotta di classe, e quindi in qualche modo queste storie qui, ti volevo chiedere come hai lavorato per cercare di scavare, di fare un carotaggio rispetto a delle cose che sembrano magari degli organismi così semplici e così leggeri, per provare a capire che cosa c'era di, quali erano gli strati che si erano accumulati dentro. Allora, la questione della storia letteraria, appunto, io non sono una critica letteraria, e però per fortuna, diciamo, da storica così della cultura, per esempio anche grazie all'insegnamento di Luisa Mangoni, che per me è stata spesso, insomma, un punto di riferimento importante, ho imparato in qualche modo a maneggiare questo strano oggetto che può essere appunto la storia della letteratura inserita dentro la storia contemporanea, per cui per esempio, ora per dirne una, ma insomma la relazione con Montale è una relazione che appartiene alla storia della cultura, non solo letteraria, ma della cultura tout court di questo secolo, no? La relazione con questo scrittore era stato per noi Montale, no? Dice La Penna, quello che era stato De Santis per una certa generazione, e così appunto la storia delle letture di Rodari è sicuramente una storia che è interessante per costruire l'identikit di un intellettuale novecentesco, appunto, il rapporto con Leopardi, che è un rapporto costante di tutta la vita, che emerge in filigrana anche da alcune filastrocche, no? Non sarebbe meglio, no? La tempesta non farla per niente, appunto, invece appunto dell'idea che il piacere è figlio d'affanno. Rodari dialoga tutta la vita con Leopardi, anche se poi nessuno, insomma, lo dice mai o lo coglie mai, però è un dialogo costante, come si vede poi da tante cose che invece ha scritto, per esempio, sullo Zibaldone. Quindi da questo punto di vista questo è stato abbastanza, come dire, semplice, e non ho dovuto inventarmi niente. Invece più difficile è stato quello di avere a che fare con la storia della lettura invece che della letteratura, che è invece un argomento molto meno insomma approfondito in Italia, e la storia su quello, insomma, ci sono dei libri importantissimi, soprattutto in Inghilterra c'è il libro fondamentale di Rose, che è la vita intellettuale delle classi operaie inglesi, sul quale volevo in qualche modo lavorare per costruire una storia della letteratura, della lettura popolare di Rodari. Anche lì mi sono ritagliata, come dire, in un futuro un momento di approfondirlo, e nel frattempo ho preso alcune interviste che ho fatto, come quella, a mio parere, bellissima, a Celeste Ingrao, che ringrazio se ci sta ascoltando, che appunto racconta la storia di questa bambina, figlia di due intellettuali comunisti, che ricorda le sue letture. Poi c'è ovviamente il Rodari letto da tutti quanti, no? Quello per cui se prendi un taxi a San Francisco e ti carica un tassista moldavo e gli chiedi se conosce Cipollino, lui lo conosce. Questo è un altro aspetto molto interessante e divertente, che anch'esso, insomma, ho affrontato in parte, perché Rodari è ancora oggi, e soprattutto Cipollino, un libro molto letto nei paesi dell'ex blocco sovietico, per tanti motivi che non hanno soltanto a che vedere con l'ideologia, ma proprio, e di questo ringrazio Paolo Nori, che mi ha indicato alcuni classici, diciamo, della letteratura novecentesca, anche per l'infanzia sovietica, che appunto ci sono degli elementi di Rodari che risuonano proprio letterariamente in quel contesto, e che l'hanno reso uno scrittore così amato. A proposito di questa cosa della Russia, c'è tanta Russia nel tuo libro, ed è abbastanza impressionante, perché effettivamente, come dire, noi siamo più o meno coetanei e abbiamo sfiorato, diciamo, il contesto in cui appunto c'erano, sì, i grandi romanzieri russi che ancora vengono letti, Dostoevskij, Tolstoi, però poi appunto di Russia, di intellettuali russi, di nuova letteratura russa, oggi sicuramente si parla meno, influisce meno nel dibattito, e questa mi sembra una grande perdita. Mentre leggevo appunto il tuo libro su Rodari, chiaramente appunto ritrovo Makarenko, che oggi è sicuramente un nome che fa parte, come dire, del canone della pedagogia novecentesca, ma non è sicuramente un nome dei più noti, anche appunto anche a chi fa filosofia o anche a chi si occupa appunto di storia del pensiero novecentesco. Secondo te, appunto, chiaramente Rodari
come dire, vive un secolo brevissimo, insomma, dal 20 all'80, potremmo dire, ed è un secolo in cui metà trova tutto quello che Hobsbawm nel secolo breve dice, cioè l'età delle catastrofi da una parte e i gloriosi 30 dall'altra. Però nei gloriosi 30 abbiamo, attraverso la lente del tuo libro su Rodari, una rappresentazione un po' diversa della guerra fredda, perché da una parte appunto noi pensiamo che la guerra fredda sia Cuba, la Corea e la corsa allo spazio, mentre anche era moltissimo una grandissima competizione intellettuale. Sembra che la guerra fredda poi fosse appunto un tentativo di egemonizzare, che però in questa grandissima competizione intellettuale poi fossero messi al lavoro appunto sì i partiti, ma anche l'università, le accademie, le ricerche e tantissima sperimentazione. Cioè, nel senso, questo mi sembra molto forte, che appunto anche lì abbiamo l'idea dell'Unione Sovietica come di un posto, come dire, claustrale, conservatore, che poi a un certo punto viene giù tutto con il muro, eccetera, eccetera. Mentre sembra, ed è stata evidentemente, un grande posto di sperimentazione culturale e di innovazione politica. Ma l'Unione Sovietica è centrale, cioè... Io credo che in questo pesi tantissimo il fatto che molto spesso gli storici che si occupano di storia politica dei paesi dell'est non hanno, come dire, letto abbastanza la letteratura russa. Io da che ho iniziato a leggere, a studiare Rodari, ho iniziato a leggere romanzi russi che non avevo mai letto, e devo dire che appunto mi ha molto colpito, perché volevo ricostruire l'immaginario con cui Rodari era andato la prima volta in Unione Sovietica, e quindi ho letto appunto Gogol, ho letto Pushkin, Gonkarov, ho letto Lermontov, insomma mi sono letta tutti quegli scrittori che Rodari aveva letto. Se voi leggete, cioè, se leggiamo i resoconti anche di Calvino dei primi viaggi in Unione Sovietica nei primi anni 50, è chiaro che lo sguardo dell'intellettuale italiano che arrivava lì, dell'intellettuale oltretutto comunista, che quindi in qualche modo aveva pensato che la battaglia di Stalingrado aveva risarcito le purghe staliniane degli anni 30, in qualche, proprio per essere generosi. Comunque, quando arrivava lì, vedeva quella Russia che si era sognato in tanti anni di letture, e la ritrovava ancora in tante cose, la ritrovava soprattutto in una relazione con un popolo, per usare una parola desueta, che era un popolo curioso. Io spero che Paola Rodari non me ne voglia se racconto questo episodio che lei mi ha raccontato, insomma, privatamente, ma non è un episodio privato, insomma, cioè la sua sorpresa di bambina viaggiando col padre in Unione Sovietica, di questa curiosità che avevano tutti nei confronti di loro che arrivavano dall'Italia, che per un paese così, per esempio, appunto, legato per esempio all'opera come strumento, come mezzo popolare, insomma, di intrattenimento, era l'Italia, appunto, per cui li fermavano per strada in metropolitana, erano curiosi, volevano parlare, no? Allora questa immagine, questo rapporto con quel paese è un rapporto che noi non ci possiamo più immaginare, che io ho cercato in qualche modo di ricostruire con grande fatica nel libro, ma che è in qualche modo un rapporto che ci fa vedere ovviamente la guerra fredda in un'ottica completamente diversa, senza togliere, e questo Rodari lo sapeva, e non solo lo sapeva, ma appunto lo ha attraversato dal di dentro, senza niente togliere appunto al discorso sulle censure, sulle purghe e sulle persecuzioni che hanno riguardato intellettuali anche che Rodari ha conosciuto, non ultimo Rodari stesso, che, come racconta la sua traduttrice Giulia Dobrevolskaya, è stato censurato nella Grammatica della Fantasia per ben due volte, cioè rispetto all'inizio, quando dice insegnavo ai figli di una famiglia di ebrei tedeschi, e nella traduzione volevano togliere la parola ebrei, e la Dobrovskaya disse guardate che sta nella prima pagina del libro, Rodari se ne accorge perché lo parla in russo, e quindi la tennero, ma non riuscì a spuntarla
rispetto a invece al nonno di Lenin, che aveva un cognome ebreo, il padre della madre, che appunto il cui nome è stato tolto dall'edizione russa della grammatica della fantasia, e c'è scritto il nonno di Lenin e basta, e non il suo nome. Questo, no, cioè, l'antisemitismo è un tema, però appunto Natalia Ginzburg non è mai stata tradotta, fino, insomma, è stata una delle scrittrici mai invitate, insomma, quindi come dire, lui le sapeva bene queste cose, e appunto e le ha attraversate con tutte le sue contraddizioni. Senti, volevo chiedere invece un po' del suo lavoro appunto con l'infanzia. Tu chiaramente l'hai detto, diciamo, poi ogni libro ne di ricerca appunto a questo di bello che spiazza le idee iniziali. Tu avevi un'ipotesi di partenza che Rodari fosse stato un grande intellettuale, hai capito man mano, come dicevi prima, perché lo è stato, come lo è stato. Attorno, diciamo, alla figura di Rodari, la figura di un intellettuale che si è occupato tantissimo di infanzia, ci sono appunto anche molti altri maestri che spesso non sono ricordati, perché poi appunto fanno un lavoro nella scuola e che quindi chiaramente sono appunto, ognuno ricorda il suo maestro, il suo insegnante importante, ma che poi non figurano tra il canone del Novecento, eccetera. E quindi fa abbastanza impressione quando appunto nel tuo libro tu citi Mario Lodi, citi Bruno Sciari, che sono delle persone tra i pochi maestri che appunto noi ricordiamo del Novecento e che appunto sono stati molto importanti, perché appunto hanno capito quanto fosse fondamentale ragionare sull'infanzia per ragionare anche appunto sulla democrazia. In che senso secondo te questa cosa, questo legame è così forte? Perché ragionare sull'infanzia è così fondamentale per ragionare sulla democrazia? E un po', come dire, tu nella scelta di questo titolo, che è un titolo, come dire, ossimorico, Lezioni di fantastica, forse un po' ci tenevi a dirlo? Questo veramente c'è tutto, come dire, il senso politico del lavoro di Rodari. Cioè, Rodari ha una visione progressiva del lavoro dell'intellettuale, che quindi significa una visione di una veramente dialettica rispetto, cioè del presente rispetto al futuro, e in questo quindi è chiaro, proprio dal punto di vista empirico, che il bambino è la cosa migliore su cui scommettere per costruire un futuro migliore, come dire, no? È tautologico, cioè io costruisco, lavoro su un'infanzia migliore per costruire un domani di adulti migliori. E se fosse soltanto questo, in qualche modo però si potrebbe dar ragione a chi appunto in Rodari ha visto soltanto l'intellettuale comunista che appunto aveva questa visione ideologica, no, del rapporto con l'infanzia, che era un'infanzia da indottrinare. Ma proprio nella relazione con i maestri di cui parlavi te, cioè Ciari, Tamagnini, Lodi, il Movimento di Cooperazione Educativa, Rodari ha inserito all'interno del discorso, diciamo, sul futuro, che è tipico dei comunisti, un discorso sul presente, che è tipico della migliore cultura progressista, diciamo, se così vogliamo chiamarla, italiana, cioè l'idea che nell'attesa della grande riforma, no? La rivista del Partito Comunista si chiama Riforma della Scuola, no? Non è Scuola e Città, ma è appunto Riforma della Scuola. Allora invece appunto Rodari, mentre ragionava sulla grande riforma della scuola, insieme ai maestri del Movimento di Cooperazione Educativa si è domandato, va bene, ma nel frattempo che facciamo? Che fare, no? Che si fa nel frattempo? Che si fa tutti i giorni quando si entra in classe? Come ci si comporta nel momento in cui si chiude la porta e i bambini sono al meglio silenti, al peggio terrorizzati, e vedono una felicità soltanto nel momento della campanella, come racconta Mario Lodi in C'è speranza se questo accade al Vo. Cioè il punto è che appunto scommettere sull'infanzia, non solo in una dimensione futura ma anche in una dimensione presente,
è per Rodari l'atto politico più importante e anche, insomma, e come si può non condividerla questa cosa? Cioè, io credo che spiegandola così la capiscono tutti. Non so se ci dobbiamo mettere anche delle figure, insomma, rispetto a questa cosa, però è chiaro che quello che facciamo oggi ai bambini e ai ragazzi ci ritornerà indietro come un boomerang domani. E però appunto racconta anche molto di quello che siamo oggi, questi mesi così di quarantena e di chiusura forzata in casa, per dire, sono stati uno specchio abbastanza spaventoso per raccontarci come la nostra società pensa, vede e ragiona sull'infanzia politicamente, no? Sì. Noi ci ricordiamo Rodari e tu appunto ogni tanto ci dai testi molto belli, sono quelli appunto contro la guerra e in qualche modo nella sua ideologia anche questa anche lì un po' antifrastica al contesto che stava di guerra fredda e dei partiti eccetera eccetera, insiste tantissimo su questo pacifismo e di fatto c'è un po' un pensiero pacifista che ha attraversato forse appunto tutto il Novecento italiano e che è un pensiero che lega molti intellettuali che poi sono delle figure non eterodosse ma sicuramente appunto terze rispetto ai vari poli, Capitini, Langer, alcuni pensatori cattolici, fino appunto a ritrovarci anche appunto negli anni 90, negli anni 2000, appunto un pensiero pacifista che è stata una delle, come forse l'ultima grande ondata appunto di pensiero politico di massa. Secondo te appunto anche questo pensiero pacifista, che lui chiaramente non ha mai scritto un trattato pacifista, però ha scritto delle bellissime poesie, la sua idea di pacifismo la ritroviamo e di internazionalismo, insomma, la ritroviamo di multiculturalismo, la ritroviamo in tantissime delle cose che ha scritto. È strana, e come gli veniva secondo te da uno che, come appunto tanti intellettuali di quel periodo lì, erano invece dei grandi provinciali? Insomma, poi la storia italiana è stata appunto una storia di grandi provinciali e di grandi periferici, e invece appunto questa cosa, Rodari, come dicevi tu prima, te lo ritrovi in un taxi a New York, ma anche in un taxi appunto in Moldavia, effettivamente, ed è stato un intellettuale che ha cercato di essere internazionalista e pacifista e cosmopolita. Questo vede la nostra differenza, diciamo, di formazione, del fatto che tu non sei cresciuto in una casa del popolo toscana, perché appunto, come diceva Roberto Benigni, le case del popolo toscane sono quei luoghi nei quali ci si può permettere di fare un dibattito dove va l'America, oppure arrivi sondoli di sotto, crisi del petrolio, soluzioni. Ecco, in questa, che è anche, diciamo, una presunzione, però c'è, secondo me, ben riassunta, come soltanto veramente Benigni in certi anni ha saputo fare, la cultura comunista italiana. E appunto Rodari questo lo racconta, cioè lui, i suoi primi libri che l'hanno tolto dalla provincia, anche per quello che era la letteratura italiana, insomma, dei tardi anni 30, appunto, sono stati libri che gli sono stati dati da compagni del Partito Comunista. È chiaro che negli stessi anni, per fortuna, no, come dicevano Pavese e Vittorini, poi si scopriva il mondo attraverso le traduzioni, quindi questo cortocircuito meraviglioso fra l'attività editoriale di Einaudi da un lato, che ha portato, grazie a Ginsburg, Pavese e Vittorini, la grande letteratura mondiale in Italia attraverso le traduzioni, e poi la cultura comunista, hanno reso tanti intellettuali provinciali italiani invece delle persone in grado di parlare di crisi del petrolio e di provare pure ad abbozzare delle soluzioni. La questione della pace è una questione più, diciamo, forse complicata, perché, insomma, non dobbiamo dimenticarci, ahi noi, che la battaglia per la pace del PC dell'immediato dopoguerra era la battaglia che diceva che l'Unione Sovietica doveva dotarsi dell'atomica, perché l'atomica era uno strumento di pace quando gli americani avevano l'atomica, no? E quindi è così. Però è anche vero che poi anche su questo Rodari
cambia rotta. La torta in cielo, che è del 1965, è un manifesto veramente contro la guerra di ogni tipo, no? È proprio forse il romanzo più interessante della guerra fredda scritto in Italia, questa torta in cielo nel quartiere del Trullo. E così appunto poi per tanti versi, proprio insomma, l'averle conosciute de visu, insomma, poi i luoghi sognati, no? E poi visti, ecco, l'ha reso molto più consapevole del fatto che la pace, appunto, che per fare la pace non bisogna fare prima la guerra, che la guerra, come dice Ungaretti, non serve mai a, appunto, cioè la guerra non serve mai a fare la pace, ecco. E questo Rodari ce l'ha chiarissimo, così come ce l'ha chiarissima tanta cultura italiana negli anni 60, soprattutto con la svolta appunto del pacifismo dei primi anni 60, che è una svolta legata insomma poi a tutto un pensiero, diciamo, che ho raccontato nell'altro libro al quale rimando. Così mi cito. Senti, faccio l'ultima domanda, forse appunto su, perché in questi giorni appunto i bambini non possono andare a scuola e quindi i libri alle volte sono, diciamo, il ponte attraverso i quali ci confrontiamo con i compagni e con le maestre, i maestri, eccetera, eccetera. E secondo te appunto sull'aspetto dello stare in classe, sull'idea di scuola, abbiamo bisogno tantissimo di una nuova idea di scuola, e Rodari ragiona moltissimo su che tu hai detto appunto nel frattempo, sul come stare in classe, su come ripensare. Oggi ci sono dibattiti, appelli tutti i giorni, di oggi c'è il dibattito sul togliere il voto numerico e tornare al giudizio per le classi della primaria, e c'è l'idea appunto che forse le aule sono troppo strette, forse si dovrebbe cominciare veramente a pensare quali possono essere altri luoghi. Si può dire che si potrebbe prendere un po' più alla lettera Rodari, che alle volte appunto è stato letto come uno scrittore, come dire, di fantasia, perché diamo alla fantasia un significato quasi appunto diminuitivo rispetto appunto ai problemi della realtà, e non gli diamo quel significato appunto di dialettica che tu dicevi prima, e quindi si potrebbe prendere Rodari e quello che ha scritto con un po' più di serietà, di legittimarlo anche appunto nelle sue idee su cosa vuol dire appunto pedagogia, organizzazione dell'istruzione, eccetera, eccetera. Sì. Va benissimo, ed era la domanda giusta, la risposta giusta, e allora ringraziamo tantissimo Vanessa Roghi. È un libro bello, sono contento che è uscito quest'anno, che appunto è il centenario della nascita, il quarantennale della morte di Gianni Rodari, quindi ci saranno un sacco di occasioni per parlarne, ci saranno un sacco di occasioni per parlarne dal vivo, soprattutto appunto con educatori, ed è un libro veramente molto complesso, è un libro aperto, che, come era capitato già con il libro su Don Milani e De Mauro, appunto toglie un po' i pericoli delle figurine, dei miti, cioè quelli appunto di renderle da una parte dei grandi maestri che non si reggono più e dall'altra parte appunto dei padri di cui a un certo punto bisogna sbarazzarsi, appunto, invece essendo appunto diciamo il comunismo, il miglior comunismo novecentesco, ci ha insegnato anche ad avere un rapporto dialettico con appunto i nostri maestri. Quindi grazie a Vanessa Roghi, grazie alla Terza che ci ha fatto fare questa diretta, grazie alle persone che ci hanno ascoltato, leggetelo e comprate Lezioni Fantastiche di Vanessa Roghi, eccolo lì. Grazie mille Cristian, buona serata, grazie.